scegliere il luogo più bello di questo agriturismo, ma soprattutto non potevo sedermi in un posto così antico, no? Queste sono le vecchie molazze, sono le vecchie pietre che macinavano la pasta dell'oliva e poi finalmente diventava olio. Per cui accanto a me abbiamo Salvatore Cutrera, che è l'anima di questi oli. Qui ce ne sono tantissimi, Salvatore. Ce ne sono anche altri. Ce ne sono altri in azienda, ma noi oggi ne abbiamo portati una rappresentativa. Stiamo per assaggiare questa etichetta gialla. Dimmi qualcosa. Sì, questo diciamo che è il nostro brand più importante, primo. Il nome proviene dal fatto che è stata la prima bottiglia ad essere certificata dopo Monti Blei. I Monti Blei sono una sottozona che comprendono diversi comuni. Qui siamo a Chiarano dei Gulfi. È primo perché è fatto con le prime olive dell'annata. È il momento di assaggiare l'olio. Vediamo oggi che c'è il bicchiere scuro, perché secondo le degustazioni tecniche, quelle ufficiali, il colore dell'olio non è così importante, anche se adesso nel periodo della frangitura vediamo uscire da quasi tutti i frantoi un colore molto verde, un verde acceso, un verde bosco, un verde davvero molto fluido ma molto intenso. Poi la clorofilla esce dalla sua colorazione naturale e l'olio diventa giallo. Ma questo, aiutami anche tu a raccontarlo, Salvatore, ai nostri ospiti, non è segno di decadenza dell'olio, è solo una naturale perdita del colore, sì. Infatti l'olio ha quella colorazione solo per un paio di mesi, poi in realtà precipitano. Infatti noi consigliamo sempre di filtrare gli oli e di utilizzare oli filtrati, riescono a mantenersi più a lungo a livello organolettico. Bene, sono d'accordo. Come vedete, come al solito, la bottiglia è scura, la luce, anche se abbiamo un bellissimo sole che ci sta baciando, l'aria, la luce e il calore, non smetterò mai di ripeterlo, danneggiano l'olio. Per cui bottiglia scura, se avete comprato una lattina di olio buonissima da 3 o 5 litri e la volete travasare, travasatela in una bottiglia possibilmente di vetro scuro. Se fosse trasparente, mettiamola dentro un cassetto, dentro una maglia, in maniera da preservarla. Arriva il momento sacro dell'assaggio dell'olio, come se lo voglio far sentire al microfono, l'apertura del primo olio del frantoio Cutrera. Sono veramente emozionato perché è un momento importantissimo. Permettimi di dartene un goccio anche a te, perché voglio che tu mi aiuti a fare questa degustazione. E allora, andiamo, una volta capito che l'esame visivo è solo bellezza, è solo poesia, è importantissimo l'esame olfattivo e l'esame gustativo. Sarebbe quasi da fare un brindisi, ma sono molto più curioso di sentire i profumi di questa Sicilia, di questa varietà. Allora, risiamo in un campo di erba, risiamo in note aromatiche intensissime. Io in questi giorni che ho la fortuna di stare in Sicilia continuo a toccare tutte le piante, le siepi di rosmarino, di salvia, trovo di tutto e hanno una potenza ennesima, veramente moltiplicato. Voi non me ne accorgete della fortuna che avete. E qui ci sono davvero delle note di mentuccia, di mela verde, di rosmarino e poi la solita caratteristica unica della Sicilia, cioè il pomodoro verde. È incredibile. Per cui a questo punto, una volta sentito bene e ritornati anche voi da casa, qualsiasi bicchierino, un contenitore piccolo, una tazzina da caffè, ovviamente che non abbia odori e sapori. Io adesso mi ritrovo in piena campagna, non ho un tovagliolino, altrimenti non voglio mettere la mano, potrebbe essere profumata, potrebbe esserci il sapore, potrebbe esserci il profumo, e i profumi arrivano in maniera molto più netta. Andiamo all'assaggio. Un cucchiaino da caffè, 4 ml, passati sulla lingua, passati in bocca, poi in maniera educata o maleducata ho bisogno anche di farlo passare attraverso la cavità orale, quindi il famoso strippaggio un po' divertente, buffo, di cui molti mi prendono in giro, ma voglio godermelo, quindi in questa maniera. Ne prendo un po', lo tengo sulla lingua, sento arrivare subito queste note buonissime, verdi, foglie di carciofo, melanzana, le voglio quasi sporcare, ma ve le voglio trasmettere, ne dovete cercare questi oli. Partiamo, se mi hai anticipato. E poi, quando si assaggiano tanti oli andrebbero espulsi. Lo voglio bere, lo voglio bere. Questa è veramente una vitamina. Queste sono medicine. Sto assumendo un sacco di polifenoli. I polifenoli sono gli antiossidanti naturali che fanno bene al corpo.
per legge le varie DOP, le varie IGP, i vari grandi certificatori dicono che ci dovrebbero essere 100-200 mg per chilo, va bene? Prendete come indicazione 100, qui ce ne sono 500, qui ce ne sono 600, 5-6 volte di più. Prima di essere un condimento, è un nutraceutico l'olio extravergine di qualità e vi assicuro che qui dentro c'è tutto, per cui grandi sapori, grandi aromi, una bellissima persistenza, grazie per questa bellissima degustazione, a prestissimo!